Guten Tag ragazzi e benvenuti e bentornati. Sul canale oggi scopriremo la nuova modalità, ovvero Collina dei Campioni, e i periodi di alfa e di beta di Call of Duty Vanguard, in uscita il 5 novembre. Ti ricordo di iscriverti se non sei già iscritto e se ti va, di fare l'abbonamento al canale in modo da far parte di una di queste fazioni e avere numerosi altri vantaggi. Detto ciò, iniziamo e partiamo dall'alfa del titolo. L'alfa è incentrata sulla nuova modalità Collina dei Campioni, ovvero l'evoluzione degli scontri 2 contro 2. Questa modalità è un mini battle royale in cui si affrontano 8 squadre, ciascuna composta da 2 o da 3 giocatori, a seconda della playlist che scegliamo. Al lancio ci saranno 4 diverse mappe giocabili fatte apposta per questa modalità. Non saranno presenti le classi del giocatore e ogni team avrà un numero limitato di vite. All'eliminazione di un team, questo rilascerà anche del denaro che servirà alle altre squadre per potenziare e migliorare il proprio equipaggiamento. Vince l'ultima squadra rimasta in vita. Come detto, potremo provare questa modalità nella versione alfa, che sarà giocabile dal 27 agosto ore 19 fino al 29 agosto ore 19. Come è accaduto per l'alfa di Modern Warfare e Cold War, questa sarà disponibile solo per gli utenti PlayStation, per via della partnership con Call of Duty. Per scaricarla basta cercarla sullo store. E, altra info, non sarà necessario il Plus per poterla giocare online. Piccola nota veloce prima di conoscere i vari periodi di beta. In questi frame del trailer di Collina dei Campioni possiamo vedere una nuova feature, che verrà introdotta con Call of Duty Vanguard, e sto parlando della distruttibilità dell'ambiente circostante. Infatti, in questo esempio, possiamo ben vedere che avremo la possibilità di rompere dei pezzi di legno per avere una visuale sul lato dell'edificio. Questo è molto interessante e decisamente innovativo per il gameplay di Call of Duty. Ma passiamo ai vari periodi di beta. Allora, arriveranno in tutto 3 periodi di prova del gioco, alcuni solo per chi effettua il pre-order del gioco e altri liberi a tutti. Innanzitutto, il primo periodo, che va dal 10 al 13 settembre, sarà un'esclusiva PlayStation e sarà disponibile solo chi ha già preordinato il gioco. Dopodiché, il secondo periodo, che va dal 16 al 17 settembre, sarà disponibile agli utenti Xbox e PC che hanno già preordinato il gioco. Inoltre, in questi 2 giorni, gli utenti PlayStation potranno provarlo anche senza il pre-order. Sarà già presente la possibilità di attivare il crossplay. Infine, il terzo ed ultimo periodo, che va dal 18 al 20 settembre, tutti gli utenti potranno provarla gratuitamente, a prescindere dalla piattaforma e anche senza aver effettuato il pre-order del gioco. Anche qui ci sarà la possibilità di giocare con il crossplay. In più, il 25 agosto alle ore 20 al Gamescom sarà presentata la campagna del gioco con tanto di gameplay, mentre il 7 settembre sarà presentato il multigiocatore con tanto di trailer, gameplay e, molto probabilmente, ci sarà anche un primo teaser per Zombie, che, ti ricordo, sarà sviluppato da Treyarch e che continuerà la storia dell'etere oscuro. Per la precisione scopriremo cosa è successo prima delle vicende narrate in Cold War. E anche per oggi è tutto, ma ora voglio sapere cosa ne pensi tu riguardo la nuova modalità in arrivo, ovvero Collina dei Campioni. Come sempre, scrivi tutto quanto nei commenti qui sotto. Comunque, spero che questo video ti sia piaciuto, ma che soprattutto ti sia stato utile. Se così è stato, ti ricordo di lasciare un bel like, condividi il video con i tuoi amici e iscriviti al canale. Seguimi inoltre anche su TikTok per clip ed edit divertenti di Warzone, link in descrizione. Se ti va, ti ricordo che puoi supportare il canale abbonandoti e o lasciando una mancia con il tasto grazie. E noi ci rivediamo molto, molto presto con un nuovo video. Auf Wiedersehen!